Volevo che ti servisse un po' di aiuto per il tuo piccolo progetto di scienze. Lasciami immediatamente, Thomas. Ai ai ai, tutta questa corrente alternata è molto pericolosa. Ah, così va molto meglio. Basta, così lo rovini. Un'occhiata al brevetto. Vediamo, il transistor è possibile diviso per prove energetiche. La scienza mi sta bruciando. Esattamente cos'è successo? Ti ha rubato il brevetto e pure i pantaloni. Motivo per cui indosso sempre la mia super cintura? E tengo al sicuro i brevetti nella mia giacca. Ti porti il lavoro in tasca, eh? Chissà perché ti sia ritorto contro. Da, stramaledetto ladro! Se fossi stato in te l'avrei preso a calci nel culo. Ehi! Che vi avevo detto? Potete fare un pigiama party solo se seguite la regola. E la regola è luci spente alle 8. Ora silenzio e tutti a letto. E poi che succede? Si dice che bazzichi ancora le strade di New York, reso pazzo dalla sua stessa energia. Vuole depositare, signore? Felice di rivederla. Mi dica. Gentili signori, sparite! Sono qui per un prelievo. Ho detto sparite! Potete anticipare la pausa pranzo. Tutti tranne tu. Temo che dovrai fare un po' di straordinario. Riempilo! Signor sì, signor Edison. Oh, giusto,
Stavo per dimenticare. Non possiamo mica scordarci gli ospiti d'onore, no? Fare. Che caspita è sto frastuono? Ma in Churchill qualcuno sta derubando un'esorbitante quantità di riserve elettriche alle seguenti coordinate. Ma è New York! Z3, mostracelo! Ah-ha! Edison sta derubando il mondo di tutta l'elettricità! Incredibile, non volevo crederci. Noi dobbiamo fermarlo! Giusto! Che? Ah, sì! Alla scienza! Alla scienza mobile! Prendiamolo! Oh. Facci piano! Tu, dovresti rimanere in macchina. Già, non vogliamo che succeda come l'altra volta. Hai presente, no? Quello! Tranquilli, non accadrà di nuovo. Resta qui, piccolo lunatico spagamele! Finché rimarrai nell'auto, non potrai fare niente di male. Le tue malefatte finiscono qui, Edison! Oh, guarda, il piccolo Nicola! Ciao, piccolo Nicola! Sono felice di vederti qui alla mia festa. Basta coi tuoi giochetti! Io e te abbiamo un conto in sospeso! Già? Sei qui perché vuoi finalmente riavere il tuo vecchio lavoro? Adesso però ho assunto fin troppo personale! Lavoro? Quale vecchio lavoro? Oh, niente, niente, niente! Darvi in carica! Pozione di tapputi! Non lasciarmi qui! Ah, sexy calcio! Finché rimarrai nell'auto non potrai fare niente di male. Gnegnegnegne. Ah, tutti si divertono tranne me. State indietro! Questa elettricità appartiene a me, capito? Indi per cui ci posso fare tutto quello che voglio. E ora levatevi dai piedi! Avrei dovuto licenziarti molto tempo fa. A tutta birra, Harry! Mi avete ordinato di rimanere nell'auto. No problem, partiamo subito. Chi ha lasciato la radio accesa? Mi annoiavo. Rovini! Ogni cazzo di cosa? Tutto ok. Basta ricaricare la batteria coi miei poteri. Proviamo. E dai, Tesla, sei il signore dell'elettricità. Niente da fare, non ci riesco. Sono esausto. Ehi, gente, posso sistemare tutto? Aspettate, aspettate, mi è appena venuta un'idea ed è mille volte meglio di quella della mela, ve lo prometto, aspettate! Grazie. Philip, dov'è il tuo palloncino? Quanti ne hai già persi finora? Aspetta solo che lo sappia tuo padre. Pronto.
Sono pronto. La cosa si fa interessante. Eccellente tecnica. Nah, ho visto di meglio. Più veloce, Einstein. Più veloce. Sento che sta funzionando. Ci sono quasi. Scienza! Yeah! Congratulazioni, genio. Ora che si fa con quella dannata batteria? Dai, stavolta non è colpa mia. Come potevo sapere che sarebbe sparito? Fanno tutti così, tesoro. Lo fanno tutti. Tommy, abbiamo compagnia! È me che vuole forte! Tu prendi il bottino della banca! Io proverò a fermarlo! Perché fai così, Nicola? Dovresti aiutarmi. Aiutarti? Sei solo un ladro e posso finalmente provare. Ladro? Ma se non ho rubato niente? È uno scherzo? Mi spiace. Mi sa che non capisco il tuo umorismo americano. Wow, frena, Nicola. Non sarai mica ancora arrabbiato per le mie invenzioni, vero? Le tue invenzioni? Quelle sono mie invenzioni. Mi hai fregato persino quello stupido raggio della morte. Hai sempre solo voluto rubare i miei brevetti. Oh, che lagna. Brevetti, brevetti, brevetti. Eri un mio dipendente. Eri totalmente salariato. Credevi davvero che ti pagassi solo per farti fare allegri disegni? Non riesci neanche a capire un contratto. Finirai per morire povero e solo, mio piccolo Nicola. Tu non capisci i miei piccioni! Sembra il posto giusto. Quello deve far male. Perché hai rubato l'elettricità? Ti senti soddisfatto? Ti senti un grande ed importante uomo d'affari? Non ho rubato. Ma certo! Oh, Topsy, che bello rivederti, amico mio. Ci credevo morto. Tranquilli, ce l'ho in pugno. Non vedevo un nerd colpito così dai tempi di Udinì. E lui è morto. Gentilissimo. Che il prodigioso spaghetto volante la benedica. Il mio cincillo sta male. Grazie per l'elettricità, signor Edison. Ora non morirò più di freddo. Tenete, bambini, da parte del signor Edison. Questa elettricità appartiene a me, capito? Dovresti aiutarmi! Potete anticipare la pausa pranzo!
Pranzo anticipato! Così buono! Rodelli! Temo che oggi dovrei fare un po' di straordinario. Straordinario. Ecco perché adoro lavorare qui alla Edison Electric. Il signor Edison è il miglior capo al mondo. Che cosa ho fatto? Va tutto bene, ragazzo mio. Ora sei qui e c'è qualcosa che voglio farti vedere. È bellissimo! Amici? Su, su, Nicola! Su, scusa su. Se ti ho picchiato! Oh, oh, che teneri! Ora se per... se permetti, dovrei recarmi alla clinica Edison per sistemare questi piccoli graffietti. Allora non era cattivo alla fine. Oh, tutte quelle brutte cose me le sono solo immaginate. Chissà se diventerà il mio papà. Hai sempre solo voluto rubare i miei brevetti. Credevi davvero che ti pagassi solo per farti fare allegri disegni? Fotti piccioni!